Le proloco nel sociale. Ecco, Ajar è una delle punte di diamante, diciamo, chiamiamola in questa maniera, una delle punte di diamante che portiamo a casa come prologo e come Umpli Calabria proprio in questi giorni, dopo aver fatto un lavoro, la prologo di Marcellinara, la prologo di Settingiano e altre prologo che si sono prestate a dover lavorare insieme e soprattutto a trovare i canali giusti. Che significa? Significa che ogni qualvolta si crea questa sinergia tra le istituzioni, e per istituzioni permettetemi per primo di ringraziare il sindaco di Settingiano che si è assunto delle responsabilità enormi, e oltre al sindaco di Settingiano la prefettura di Catanzaro e tante altre istituzioni che chiaramente sono preposte a questo lavoro. È qui con noi una bimba che aveva i genitori sul nostro territorio e lei invece stava malissimo ed era lontanissima, era in Marocco. Allora, se questo può avvenire, significa che se noi cominciamo a ragionare sui problemi e soprattutto sui problemi difficili, cominciamo anche a pensare che se stiamo uniti e se troviamo le strade giuste, noi possiamo risolvere anche i problemi quasi impossibili. Questa è stata la dimostrazione. Io voglio ringraziare l'Umpli con Stella, che mi ha chiamato dal primo minuto per tentare di trovare una strada per iniziare subito questo lavoro per riportare la bimba qui, per portare la bimba qui in Italia, e speriamo che questa bimba possa rimanere per sempre, perché per adesso è qui in Italia fino al mese di dicembre e sta sotto cura, ma noi speriamo di poterla far rimanere con la propria famiglia per sempre. Ma ci sono altri casi come questo. Allora, se esistono altri casi come questi, e ce ne sono veramente tanti, dovremmo ragionare un attimo e riportarci a quella che è stata la nostra storia. Se pensiamo alla nostra storia, alla storia dei calabresi, dei meridionali, che partivano, andavano in tutte le parti del mondo e lasciavano a casa figli e famiglie, e poi alla fine tentavano di ricongiungersi e tentavano di riportare i bimbi con loro dall'altra parte del mondo, la moglie dall'altra parte del mondo. Ecco, se pensiamo a queste cose, allora dovremmo essere i primi, noi meridionali, a lavorare in un campo di questo genere. Io voglio ringraziare tutti coloro i quali si sono mossi per portare la bimba qui, ma soprattutto voglio cominciare a pensare che questa veste del terzo settore che le proloco stanno mettendo adesso addosso è una veste che ci sta proprio bene, e che è una veste che ha un colore bellissimo, ma soprattutto è una veste che noi riusciamo a calzare con tranquillità, con serenità e soprattutto anche con professionalità, nonostante sia una veste che noi abbiamo soltanto da qualche mese. Grazie veramente per tutto quello che è stato fatto, a tutti coloro i quali intenderanno anche in futuro a continuare questo lavoro.